cerco di entrare un po' nel merito di uno dei temi, dei nodi che sono stati citati nelle relazioni iniziali di prima, che è quello dei confini. Beh, non siamo abituati a parlare di cose che non ci riguardano, e il fatto che scegliamo di discutere di confini è una scelta che ha a che vedere con un'idea, che questo nodo dei confini è oggi uno dei codici identificativi di questa Europa, e per noi è una battaglia anche che determina la qualità di un possibile oltrepassamento dell'Europa che oggi conosciamo. Ma lo dico anche con una battuta, è un tema centrale anche perché non siamo mai stati convinti che parlare di migranti significhi per forza parlare di persone con la pelle nera, poveri e che aspettano che noi li aiutiamo. Perché siamo anche orgogliosi di dire che abbiamo oltrepassato noi i confini che invece l'Europa continua a imporci, lottando nella logistica insieme ai migranti, occupando le case insieme ai migranti, ritrovandoci a discutere dentro alle scuole con tanti compagni e compagne che contano nella loro biografia un'altra provenienza. Vengo un po' al dunque di questa discussione perché, lo sapete, insomma, noi abbiamo raccolto una sfida che la tragedia del 3 ottobre ci aveva consegnato, una fase che dopo quel dramma sembrava aver aperto una permeabilità delle politiche migratorie in Europa, una fase di grande crisi, di profonda crisi della legittimità delle politiche europee in materia di immigrazione. Abbiamo cercato di raccogliere quella sfida scegliendo di costruire uno spazio, un documento, un incontro, un orizzonte, quello della Carta di Lampedusa, in molte e molte. Io credo che ritrovarci oggi serve anche per dirci che una fase si è conclusa, che si è conclusa questa fase di possibilità, di apertura, con il vertice del Consiglio europeo che negli scorsi giorni ha rideterminato un nuovo passo in avanti che poco ha a che vedere, no, col tentativo di andare oltre l'austerity, che invece su quell'altro terreno, su questo terreno si cerca di oltrepassare, ma invece ripropone una vecchia ricetta che è ancora la vecchia ricetta di Frontex, dei pattugliamenti alla frontiera, dell'esternalizzazione dei confini. Insomma, il terreno dell'immigrazione oggi, dal punto di vista dell'Unione Europea, si è riposizionato intorno a queste vecchie ricette. Allora io credo che oggi dobbiamo capire i perché di questa cosa e produrre un'ennesima scelta, e questa assemblea è un'occasione di come dire, scegliere insieme, ma poi per aprire un processo che coinvolga altri in questa scelta. Beh, i motivi di questo ritorno al passato, che ovviamente si rigioca in questa dimensione nuova dell'Europa, è molto semplice. È ancora un terreno molto ideologico quello dell'immigrazione, è un terreno condizionato molto dal risultato delle ultime elezioni in cui i nazionalismi mordono le caviglie dei centri di potere, e quindi su questo terreno si fatica ad esprimere una nuova governance che in qualche modo risponda a ciò che ha posto il 3 ottobre come problema. Dobbiamo anche dircelo, c'è anche una sinistra e un associazionismo che fatica ad uscire dalla ricetta dell'assistenza caritatevole. Proviamo allora noi a costruire le condizioni perché si determini una scelta. Beh, la scelta oggi di fronte a queste ricette del confine, cari compagni e compagne, la dico brutalmente, ma è una scelta che, se vogliamo fare dal basso a sinistra, è una scelta che rifiuta certamente la sociologia dell'immigrazione, per cui attraversare i confini va bene anche se avviene a pagamento, anche se avviene attraverso i trafficanti. Abbiamo cercato di farlo indicando questa strada con il No Border Train, quando abbiamo scelto appunto di sottrarre ai trafficanti centinaia di persone, ma vogliamo oggi giocare questa scelta su questo piano europeo, che passa anche per questa penisola. Ed è una scelta, cari compagni e compagne, che rifiuta la rappresentanza, anche se di movimento e anche se la rappresentanza è dei migranti.
è una scelta che invece vuole lavorare per un processo, ed è il processo della rivolta contro il confine, perché oggi si determina uno spazio di rivolta contro il confine o non ci sono consigli europei che si possono muovere in altre direzioni. Per farlo, è certo che la rivolta non l'abbiamo mai immaginata come l'evocazione dell'insorgenza. Non siamo mai stati, no, i tifosi di questa insorgenza, soprattutto di chi la consegna ad altri questa sfida, in questo caso i migranti. È vero che però oggi questo paese in particolare, e poi di rimando l'Europa, è attraversata da un fenomeno particolare, da una sollecitazione incredibile dei confini europei che interroga tutti noi. C'è chi arriva da sud, a cui viene proposto uno scenario in questo paese indegno in termini di accoglienza e chi ancora è ingabbiato dai confini interni dell'Europa e privato del diritto di scelta. Allora, su questo nodo che oggi assume, come dire, colora la dimensione generale del discorso dei confini in questa Europa, io credo abbiamo la grande possibilità di intervenire e di proporre una geometria che non è quella di una rete definita, ma è un processo che si apre per costruire che cosa? Beh, proviamo a articolare cosa vuol dire oggi il diritto di scelta in questo paese. Significa certamente riconquistare, come già stiamo facendo, ma ancora di più alla grande nei prossimi mesi, con le migliaia di rifugiati a cui è privati del diritto all'abitare e di vivere una vita dignitosa, riconquistare insieme il diritto all'abitare con una grande stagione nuova di occupazioni, di luoghi che non siano semplicemente luoghi dell'abitare, ma anche di costruzione di un nuovo futuro per i rifugiati in questo paese e oltre. Questa può essere anche la grande occasione per farci mappa, per farci nuova geografia di questa resistenza e di aggressione, di questa rivolta ai confini. Perché c'è un'altra spinta che attraversa questo paese ed è la spinta di chi arriva per oltrepassare le frontiere interne come abbiamo fatto con il No Border Train. Beh, la proposta che lanciamo come orizzonte, ma va costruito concretamente, ripartendo dalla Sicilia e ridisegnando la nostra geografia della nostra Europa, passando per la Campania, il Lazio, arrivando fino a nord, è quella di ricostruire la rete del transito, della violazione pubblica alla luce del sole dei confini europei. Perché, compagni e compagne, questa Europa sta stretta a noi, ma inizia a star stretta anche ai migranti. E allora che rivolta sia!